Sensibilizzare la politica e le istituzioni private perché nel prossimo futuro ci sarà bisogno di una strategia energetica stabile di lungo periodo per le aziende che devono programmare i loro investimenti che poi hanno delle importanti ricadute sulla società civile. Di come affrontare queste ed altre sfide globali nel campo delle risorse energetiche si è discusso a Pescara in un evento organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori e da Confindustria Chieti Pescara. Sono intervenuti esperti, operatori economici e rappresentanti delle istituzioni. Cristiano D'Ortenzio illustra cosa possiamo fare tutti noi. È importante poi anche la sensibilizzazione del cittadino per andare a limitare, a eliminare l'effetto NIMBY, ovvero quell'effetto che va a limitare l'installazione di impianti in prossimità di comunità più o meno avverse. In questo senso possono aiutare le cosiddette comunità energetiche? Sicuramente le comunità energetiche sono un'opportunità attualissima, speriamo che nel 2024 abbiano un'evoluzione, uno sviluppo altrettanto rapido, perché aiutano sicuramente alla sensibilizzazione e alla diffusione più rapida dell'autoproduzione sul territorio nazionale e locale. Il tema dell'energia è stato anche inquadrato a livello geopolitico da Fabrizio Luciolli, presidente del Comitato Atlantico Italiano. I due conflitti purtroppo in atto hanno dei riflessi e che tipo di riflessi sui consumi energetici e insomma sull'energia in generale? Sono due conflitti che hanno però delle connessioni, sono interdipendenti e hanno sicuramente un impatto per quanto riguarda i costi dell'energia. E se guardiamo soprattutto all'area medio orientale e mediterranea, è un'area che interessa moltissimo per l'Italia, non solo per la stabilità, perché abbiamo 8.000 km di coste che si proiettano all'interno di quella regione, ma soprattutto perché nella visione del nostro futuro, della transizione più che ecologica e energetica del nostro paese, che punta ad avere una maggiore indipendenza e nuove fonti di nuove fonti rinnovabili di approvvigionamento, è proprio per esempio su un corridoio economico indo-mediterraneo che l'Italia guardava, è proprio a quelle aree desertiche dell'Africa e del Medio Oriente dove noi pensavamo fosse di sviluppare le energie rinnovabili del nostro futuro e portare, secondo appunto delle connessioni intermodali, questa energia attraverso l'Italia, non solo in Italia ma anche per l'Europa intera. Quindi queste turbolenze che legano sia lo scacchiere mediterraneo e medio orientale con quello più orientale, e qui ci proiettiamo quasi fino all'Indo-Pacifico, sono movimenti tettonici, diciamo così, dello scenario di insicurezza che vanno governati e che devono essere riportati a una stabilità.